Buongiorno. Quest'ultimo Capodanno c'è stato questo piccolo inconveniente alla RAI di un poveretto che ha mandato una bestemmia in diretta. Grazie alla disattenzione della RAI, ed è suscitato un certo scalpore. Ecco, noi ci accorgiamo sempre della stupidità dilagante solo in qualche caso. In realtà la stupidità è prolifica, si diffonde ed è giustificata da un certo tipo di incultura, una certa forma come dire, pensiamo per esempio, faccio un esempio molto, molto elementare, quando noi andiamo al cinema, andavamo al cinema o andiamo al cinema a vedere i film di guerra, ai miei tempi i film degli indiani, allora c'è la mitragliatrice che uccide, colpisce decine di persone che cadono morte al suolo, eccetera, non succede nulla, si va avanti, l'eroe si difende, eccetera. Poi alla fine viene colpito l'eroe. Allora c'è una sorta di fermo immagine. C'è la scena madre in cui i compagni, il dolore, tutto quanto. Quindi tutti quelli che sono stati uccisi non contavano nulla. Conta l'eroe. Ora, questo dettaglio è, secondo me, fondamentale. Perché è entrato ormai nella nostra mentalità, nella nostra educazione. Il punto di vista di chi osserva è condizionato da degli stereotipi che vengono creati dai media, dal cinema, dalla televisione. Ecco, noi crediamo che questa storia della libertà di pensiero è una delle mitologie del nostro tempo più negative, perché crea l'illusione, per esempio questa idea del progressismo sul quale io mi soffermo sempre, no? Ecco, noi in realtà, ho preso degli appunti qui, la capacità, la possibilità di accordare fiducia alle parole di qualcuno. Abbiamo verificato di prima persona quello che ci viene detto. No, ci vengono tramandati dalla comunità e li facciamo nostri. In breve, costruiamo un sistema di credenze. Un sistema di credenze. Aspetti, troppo spesso relegati all'ambito del superfluo, dell'irrazionale. L'ethos, la credibilità dell'oratore, e il pathos, l'emozione di chi ascolta. Ora, noi non facciamo quasi mai appello alla ragione, quasi sempre all'emozione. Cioè, i film, per eccellenza, fanno appello all'emozione. Tutte le decine di morti che sono, quelli non contavano nulla, conta l'eroe, conta il personaggio. E questo è un criterio che, se noi riflettiamo bene, stride con la democrazia. E dovrebbe, in astratto, ovviamente, perché non, altrimenti facciamo discorsi, in astratto dovrebbe rendere impossibile queste scene di guerra, questi massacri. E invece fanno parte, in qualunque tipo di film di guerra, o anche nei film. E thriller, film d'azione, eccetera, eccetera. Quelli che muoiono, che non sono il protagonista o l'amica del protagonista, la moglie del protagonista, non contano nulla. Conta soltanto. Quindi questo è un impulso fortissimo alla disuguaglianza, non di carattere pratico, perché chiaramente, però ci abitua all'idea di questa differenza, di questa mitologia. Noi viviamo di mitologie. E la negatività di creare
i miti, di esprimersi per stereotipi, porta a un progressivo blocco di espressione. E questo si traduce in comportamenti, si traduce in comportamenti. Quello che ha mandato il messaggio a mezzanotte, eccetera, quello che gli interessava è avere questo piccolo spazio di protagonista. Come diceva Warhol, tutti abbiamo un quarto d'ora di celebrità. Questo cercava un momento di attenzione, magari era solo, magari gli amici l'avevano, parenti, l'avevano lasciato solo, e questo ha pensato bene di trovare questo espediente per portarci l'attenzione, no? Altrimenti non l'avremmo notato. Quindi c'è questa forma di sbalzo tra realtà, cioè l'incapacità di filtrare attraverso la ragione i comportamenti. Naturalmente l'obiezione che mi sembra di ascoltare a molti, dice, ma non possiamo sempre vivere con il cervello, con la ragione, eccetera, eccetera. Dobbiamo anche lasciarci andare. È esattamente quello che avviene. Noi vediamo queste piazze di zombie che si agitano, suonano una canzone, magari in una freddissima serata, una freddissima notte, questi qui certamente la ragione, se ce l'hanno, l'hanno lasciata a casa. Però noi lo consideriamo normale. Questa cosa è diventata, sentivo al telegiornale, seguire la tradizione, una tradizione nata ieri, per dire, come Holloway. Però noi, è diventata tradizione, quindi bisogna andare lì al freddo, in mezzo alla massa, agitarsi, sentire canzoni. Quindi questo è esattamente il contrario di quello che è la ragione. La cultura è anche, non è solo un accumulo di nozioni, anche se sono necessarie, ma dovrebbe essere un modo dialettico di vedere, di avere la massima apertura mentale nell'osservare i fenomeni e gli aspetti della società. Ma noi non abbiamo questa apertura. Noi per apertura intendiamo orientarci in un senso anziché in un altro. Cioè allora, adesso non voglio citare i soliti episodi perché sono alla fine poi rischio di diventare pesante, però sappiamo benissimo qual è il tipo di progressismo che viene inteso oggi. Ecco, e contro questo progressismo non si va, se no si è reazionali, si è fuori del tempo, quindi bisogna essere nel tempo. Non nella ragione, il fatto di essere nella ragione non ha importanza, quello che conta è essere nel tempo. Essere nel tempo. Quindi si effettuano scelte una volta prioristiche per qualche ragione, perché l'amico apparteneva a tale partito, ammirava quel determinato cantante, attore, eccetera, e poi questo resta per sempre. Cioè, c'è veramente una dose molto forte di irrazionalità nella nostra società, che ogni tanto emerge. Alle volte emerge in fatti sciocchi come quello che ho citato, alle volte invece emerge in cose più importanti, fatti cruenti, fatti di cronaca, comportamenti, il bullismo, il teppismo, tutte queste forme. E così sono fatti perché il comportamento del gruppo è più importante che non il filtro della ragione. La ragione è un qualcosa di superfluo, no? Quindi diventa anche inutile, cioè, c'è il testo di Schopenhauer, l'arte di ottenere ragione. Ecco, ormai l'arte di ottenere ragione non esiste più. Si ha ragione a priori. Anche, questo vale anche per i ceti intellettuali, per i giornali. Provate a scrivere una lettera a un giornale di sinistra difendendo una posizione di destra, verrà sicuramente cestinata e viceversa. Quindi non c'è ragione, non c'è dialettica, vera dialettica sociale, vera capacità di ascolto e di valutazione. E questo bellissimo testo trattato sull'argomentazione di Chaim Perelman e Oltrega. Quindi non serve, nessuno segue delle forme di argomentazione che abbiano una qualche dialettica, una qualche forma di razionalità. Non serve. Cioè io sono, basta che segua un determinato indirizzo sociale,
a favore di determinati ceti, a favore di determinati comportamenti o di generi, eccetera, quindi sono automaticamente dalla parte della ragione e non accetto critiche, non accetto critiche. E provate, ripeto, a criticare voi su Twitter, a mandare magari messaggi contraddittori a qualche gruppo organizzato, ecco, vi bloccano, non è che vi rispondono, vi bloccano. Quindi non c'è, viviamo in una società solo che è apparentemente democratica, ma questo non solo da parte del potere, non solo da parte delle istituzioni, ma anche da parte delle persone comune. Cioè l'arte è una delle espressioni, cioè non conta l'artista, conta il personaggio. Conta che il personaggio sia collocato in una determinata posizione, sia seguito da un determinato gallerista, abbia le critiche di un determinato critico. Quindi il valore, quello che fa l'artista, passa in terzo piano, non conta più. E questo secondo me è una situazione molto allarmante, perché poi avrà delle conseguenze nel tempo abbastanza spiacevoli, già ci sono, ma c'è il rischio che questa situazione porti a una deriva di incultura, di ottusità, ecco, di comportamenti ottusi e quindi pericolosi per una società di massa come la nostra. E questa è la riflessione che vi sottopongo oggi. Buongiorno.